Ciao gente, torno con un video specifico, vale a dire torno con un video sui prodotti finiti, che era tantissimo, cioè era un secolo che non facevo questo video. Penso che ve lo suddivido in 2/3 video e iniziamo con questo primo. Oh mio Dio, gente, cioè non so da dove iniziare. Partiamo da questo qui che è il sorbet di Sabon. Sapete che amo Sabon proprio come brand, secondo me è il brand migliore a livello di scrub corpo, perché fra i tanti acquisti avevo fatto anche questo e questo devo dire che è stato un prodotto rivelazione per me, perché il sorbet body gel di Sabon, che capacità ha? Praticamente era veramente un sorbetto, cioè vale a dire una crema sorbetto che tranquillamente voi lo spalmate, vi dà quella sensazione di freschezza. Contate che assomiglia tantissimo, E ce l'ho. assomiglia per certe cose a lui, alla Y Tropic, si assomigliano tantissimo. Unica differenza, si asciuga immediatamente, non vi dà più una sensazione di idratazione, c'è un leggero residuo. Questa composizione così, vedete, molto cremosa, molto fresca, la spalmate. Vedete, si asciuga subito, vi regala questa sensazione quasi acquosa, è molto buona. Poi questo aveva una buona profumazione perché era il Tropic, quindi aveva sensazioni tipo di mango, cocco, era veramente molto buono. Se tipo siete quei soggetti che dopo l'esposizione al sole, oppure, quindi non va usato come dopo sole, precisiamo, però magari nell'arco della giornata volete un'idratazione, volete un idratante, questo magari vi aiuta a sfiammare, a calmare, a dare un effetto così di freschezza, ma non a livello di idratazione, quindi non ve lo consiglio per quello magari. Allora, a sto punto vi mostro l'OE Hawaii Tropic Gel. Io adoro questo prodotto. Questo io lo utilizzo tutti i sacrosanti giorni dopo una doccia, dopo un'esposizione al sole, perché comunque è un dopo sole, lo utilizzo dopo una depilazione, è al cocco e alla papaya, è un prodotto che io adoro, è in gel. Io questo prodotto l'ho amato tantissimo. Contate che la spesa non è bassa perché sono 12 euro, ma ve l'assicuro, gente, cioè compratelo. È perfetto, io ve lo consiglio perché è veramente un prodotto non a 180 ma veramente a 360 gradi. Cioè io quando ho degli arrossamenti per qualsiasi cosa oppure ho delle problematiche utilizzo lui, è veramente fantastico, veramente il top. Proprio perché stiamo parlando di depilazione, vi voglio parlare di lui. Io questo non ho sentito parlare nessuno di questo. Questo praticamente è anti-ricrescita, quindi il 2 in 1 anti-ricrescita del Le Rocher post depilazione. Buona profumazione, non mi è dispiaciuto, carino, interessante. Poi al tempo stesso una cosa che mi ha stupito è che idrata, quindi lo potete anche utilizzare come crema così a livello di idratazione. Non è male, devo dire che forse il discorso anti-ricrescita un pochino ce l'ha, però non vi aspettate, cioè io magari se dopo 3 giorni mi devo ridepilare, magari arrivo al quarto giorno. Però buono, devo dire che non mi dispiace. Altro prodotto del quale vi devo parlare, che ne hanno parlato in tantissimo, è il famoso balsamo della Biofficina Toscana. Io voglio dire soltanto una cosa: come tutti, sì, stupendo balsamo, veramente buono. Vi serve poco per ammorbidire il capello, non ve ne serve tantissimo. E ve lo dice una che ha un botto di capelli, io ne ho veramente tanti. Unica cosa che non mi piace però di questo prodotto è che la scadenza è di 6 mesi, perché ovviamente è un prodotto bio. Ora, io non è per dire niente, gente, ma prima che finissi questo prodotto, e guardate, ce n'ho ancora, ma mi ero stufata di premere e premere, il colore vedete com'è? Questo perché ovviamente, io l'ho potuto constatare, superato 6 mesi, i prodotti bio si rovinano. Quando ero arrivata al sesto mese, cioè il prodotto io ce l'avevo ancora per metà. Ora, io per metà prodotto potevo prenderlo e buttarlo? No, lo utilizzo fino alla fine. Solo che però, teoricamente, io sto utilizzando prodotto, Andata male. gente, buonissimo. Però il discorso dei prodotti bio, quello che mi manda veramente ai matti, è che arrivata alla scadenza si sente che il prodotto è rovinato e si vede. E per la
il costo che hanno, mi dà fastidio poi doverli buttare, mi dà veramente fastidio. Ottimo prodotto, ma non lo riacquisterò. Lo shampoo del quale vi volevo parlare è lui, è lo shampoo della Lavera, shampoo rinfrescante per capelli grassi. Mi è piaciuto da matti, gente, cioè io l'ho premuto fino all'ultima goccia. È stata una scoperta. Adesso Lavera viene venduta sia tramite alcune OVS che tramite Naturasi. Se non conoscete questi supermercati, andateci perché tengono tutti i prodotti bio. Caso ha voluto che trovassi lui e devo dire, gente, che dalla prima applicazione mi è piaciuto tantissimo. Io, come potete vedere, l'ho ricomprato, quindi per ricomprarlo vuol dire che mi è veramente tanto piaciuto. Non vi ritrovate uno shampoo liquido, ma uno shampoo quasi pastoso, quasi gelatinoso, è fantastico, è veramente rinfrescante, cioè vi dà quella sensazione di fresco in testa che è bellissimo. Una cosa che mi ha fatto veramente sballare, detto chiaramente, riesce a districarmi i capelli in una maniera tremenda. Io, sapete, faccio i boccoli da me. Quando vado a rilavarmi la testa con questo shampoo, veramente me li districa in un modo che veramente nessun altro prodotto fa. Sono 250 ml, fatemi dire anche questo, anche se lo pagate sui 5, 4, 5 euro, 5/6 euro, li vale tutti. Poi per quest'estate ho cambiato solare perché avevo utilizzato per un bel po' lui Garnier, e questo è Ambre Solaire Hydra Protection, e ho cambiato, ho visto che amo tantissimo questa marca, la Y Tropic, ho detto fammi provare il solare, e infatti l'ho comprata sia per il viso che per il corpo e mi piace da matti. Adoro quella linea, adoro quella crema. La cosa fantastica dei prodotti corpo è che vi rilascia come dei glitter, e sul fatto invece della crema viso mi piace perché lo posso utilizzare pure adesso se tipo voglio un idratante maggiore rispetto alla crema che di solito io utilizzo, perché è una crema della Biofficina Toscana ed è semigelatinosa. Questo della Garnier, perché alla fine era di questo che vi dovevo parlare, sì, mi è piaciuto, buono a spray, voi lo shakerate e poi spruzzate. Devo dire che si spalma bene. Poi una cosa che mi piaceva è il fatto che comunque non vi rimane appiccicato sulle mani, la sabbia non vi si attacca, quindi era un genere di crema che a me piace. Buono, però Hawaii Tropic sta vincendo su tutta la linea perché mi piace proprio come linea, come gamma. Vi volevo parlare di questo Bioniche, della linea Bioniche, che è un sapone detergente intimo lenitivo. Allora, partiamo dal fatto che io l'avevo comprato perché avevo fatto il tatuaggio, questo qua sulla spalla, e ho detto compro questo perché poi al tempo stesso mi stava finendo il sapone intimo e lo acquisto anche per quello. Non mi piace, cioè a livello proprio di consistenza, e poi soprattutto non penso che abbia questo effetto lenitivo, cioè mi sembra un sapone normale, niente di più e niente di meno, senza infamia e senza lode. Discorso sfiammare forse aiuta, sì. Il discorso che fa parte, che è specifico per pelli sensibili, quello si sente. Per il discorso tatuaggio andava bene, per il discorso proprio lavaggio intimo, no, non mi è piaciuto, non, secondo me non faceva niente. Uno shower gel che avevo provato con tanta curiosità era questo della Benecos, questo era melograno e rose. Non era male come profumazione, era molto buono. Una cosa che non mi è piaciuta è sempre il solito discorso, gente, che questi prodotti bio hanno una durata di 6 mesi. Superato il sesto mese vi si rovina. Quindi io mi sono dovuta pure sbrigare a finirlo perché notavo che stava cambiando colore, ma non durante l'arco del tempo, superato 6 mesi, durante l'arco del tempo dell'utilizzo. Quindi non mi è piaciuta questa cosa, anche perché delle volte avevo il sospetto, ma mi sta lavando bene. Sempre della Lavera e sempre da Naturasi, ho preso lui per provarlo, il 3 in 1. Che prende, che sarebbe, è come il famoso detergente della Essence che era uscito tanto tempo fa, che questo prende fa da detergente, peeling e da maschera. Buono, mi è piaciuto, è un prodotto nuovo, gente, perché è diverso rispetto a quello di Essence. È questo detergente cremoso che al tempo stesso all'interno ha delle palline blu che vi fanno l'effetto peeling, quindi se volete lavarvi il viso e fare un leggero scrub lo potete fare. Se volete farvi uno scrub magari invece di un lavaggio e sciacquare, ma
ci state un po' di più, lo potete fare. Se volete fare la maschera, voi che cosa fate? Lo applicate, lo lasciate in posa per 5-10 minuti e poi rilavate perché tanto questo si è seccato. È un prodotto che racchiude tutto. L'unica cosa che non mi porta a dire lo ricompro è che sul viso il discorso della crema ha una consistenza strana, quasi argillosa, che però non è argilla. Quello che mi era piaciuto tanto è il fatto che comunque c'era della menta dentro e voi sapete che adoro i prodotti alla menta. Mi è piaciuto, ma al momento non lo ricompro. Sto bene con i prodotti che ho adesso per il viso. E il Garnier Fructis, famoso shampoo secco che ne parlavano tanto alcuni youtuber, se non sbaglio, Alice Lykildry, lei? L'ho provato, gente, assolutamente mai più. Il mio tipo di capello praticamente ha per sua caratteristica il fatto che quando è opaco è pulito, cogliete questa differenza. Prendete come funziona lo shampoo secco: voi agitate, applicate sulla zona che vi interessa, fate agire per un po' e dopo 5-3 minuti andate a pettinare e quindi andate a passare questo prodotto e vi aiuta tranquillamente, come se vi avesse lavato la testa. Mi ha reso il capello ancora più opaco ma spento, cioè sembrava che mi era cascato un cesto di polvere in testa. Il risultato è stato pessimo. Vedete com'è il mio capello? Questa situazione, però immaginatevi con questo velo di, non di bianco, ma di grigiastro, cioè che rendeva il capello mio ancora più spento, quindi non mi è piaciuto per niente, è stato un acquisto sbagliato, quindi mai più. Perdonatemi, vado a lavarmi la mano perché. Mi è stata a fastidio. Mi metto un po' di crema. Allora, continuiamo con lui. Sapete che io per un bel periodo, come a livello di skincare, ho utilizzato il trifasico di Clinique. Avevo il kit normale, finito quello lì, ero rimasta con questo qui, però era la dose quella piccola. Contate che vi dura tanto, ma vi dura tantissimo. Avevo finito la prova di skincare, però è successo che ho detto: visto che sto bene e visto che non voglio aggredirla più di tanto di nuovo, faccio la mattata e provo i prodotti bio invece che andare su Clinique, anche perché comunque Clinique purtroppo, gente, è una spesa. L'unica cosa che voglio provare a vedere se riesco ad acquistare ancora nel tempo è lui. La seconda fase, ovvero il specie di tonico scrubbante astringente formato da 200 ml, comunque contate che questo costa sui 20 euro. Mi è piaciuto, mi piace, è un prodotto buonissimo che si può utilizzare anche da solo. Vi pulisce il viso, se non siete truccate come me, magari nell'arco della giornata ve lo potete passare, aiuta, vi pulisce, a me mi puliva veramente bene e mi piace veramente tanto. Unica cosa che mi ha portato a dire non lo voglio ricomprare più è solo una questione di costo, gente, però vi assicuro è un prodotto fantastico. Un prodotto che ho utilizzato sempre per la skincare, ma che mi ha fatto dire mai più, è lui, il latte tonico della Delidea. Delidea è un marchio che a me piace veramente tanto, ma tanto tanto a livello pulizia viso, ovvero vale a dire questa soluzione di latte e con all'interno un tonico, quindi lo sentite non un latte denso ma leggermente liquido che vi aiuta tranquillamente a pulire il viso. O lo applicate su un batuffolo di cotone e andate a rimuovere tutto quella parte di trucco in più che vi è rimasto, oppure come me ne prendete una dose, lo iniziate a massaggiare sul viso e poi sciacquate. Mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto, cioè vale a dire, mi è piaciuto perché comunque notavo che mi puliva, comunque la fase sua di struccante lo faceva. L'unica cosa che però non mi piace è, a parte l'odore, per certe cose era scomodo, forse non mi è piaciuto perché contate che questo, proprio questa linea specifica per pelli sensibili. Una cosa carina di Delidea che vi volevo dire, quando acquistate un loro prodotto trovate all'interno un campione di un qualcosa. Io ad esempio ho trovato all'interno il campioncino del siero del viso, maschera Dickinson, sapevate che andavo matta per quella verde. Avevo trovato questa che era la maschera al latte d'asino. Al latte d'asina, sì, con olio di canapa. È un prodotto veramente buono, mi è piaciuto a livello di maschera. L'odore pure non era male. Allora, devo dire che come maschera io la facevo sempre prima dello shampoo, la facevo agire per tipo 5 minuti. Non la riacquisto.
Però ve la consiglio come linea se cercate una maschera buona che nutre il capello, soprattutto vi districa magari nodi, quelle cose così. Questa aiuta veramente tanto. Mi è piaciuta tanto, come quella linea verde anche, che anche quella verde mi era piaciuta tanto. Ultimo, ultimo prodotto del quale vi devo assolutamente parlare è lui. Vi ricordate il fatidico olio per capelli della Masterline 19.3? Eccolo. È lui, il fatidico olio che io ho amato con tutta me stessa e che dopo 100 ml di prodotto io ho finalmente terminato, gente. L'ho finalmente terminato. Mi sarà durato, non scherzo, 4 anni. L'ho amato fin dal primo utilizzo. Contate che questo veramente è uno di quei prodotti che una dose e ci avete fatto. Io ne facevo due, contate. Due perché, come vi ho detto, ho tanti capelli. È un prodotto che tranquillamente sfregate sulle mani, passate e vi lucida il capello in una maniera tremenda. Vi lascia un odore buonissimo perché, come vi ho detto, all'interno ci stanno ben 6 tre oli. Io contate che ero arrivata praticamente quasi alla fine, e arrivata alla fine ancora non finiva. Ho detto fammi iniziare a cercare questo prodotto. Non lo trovo più da nessuna parte fino a che l'ho ritrovato, però. Che cosa ha deciso l'azienda? Ha deciso di renderlo più piccolo da 50 ml. E questo utilizzo che voi vedete, questo qua, questo è l'utilizzo di 3 mesi, gente. Quindi immaginate quanto vi può durare quando vi dico che vi dura. Ovviamente vi consiglio, unica mari nota negativa, proprio che vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, lavatevi bene le mani quando utilizzate questo prodotto. Per il resto è un prodotto eccezionale, veramente fantastico. Bene, gente, per questo primo video penso di aver mostrato tantissimo. Io a questo punto vi saluto, vi do il break e continuiamo con i prossimi. Ah, come sempre aspetto di sapere la vostra, scrivetemi.